Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo showcase. Splendida notizia per coloro che giocano i Droids. Hanno appena messo il 30% di RP bonus alla 21 free to play. Questo vuol dire che come con Dripku offrita free to play, quando vincerete una partita guadagnerete il 30% di RP in più. La meccanica è davvero ottima, soprattutto per quando si va ad applicare alla prima vittoria del giorno. Oggi ovviamente andremo a provare questo buff, tra virgolette. Vi voglio anche mostrare la miglior lineup per gli androidi. Ho fatto parecchie prove e lo so che non sono l'unico pazzo ad usarli in questo meta. Allora, in questo modo avremo una Zenkai Bench per i nostri damage dealer, che sono la 21 e 17 del top, e inoltre non perderemo nessuna Z Ability. Entrambe le 21 sono sia Girl che Regeneration, così prendono i buff di Janemba e della 18 gialla. E ovviamente 17 del top, essendo leader, riceve tutti gli effetti. Detto questo, vi mostro gli equipaggiamenti e direi di andare in PvP. Ok, siamo contro Fusion e vi ricordo che stiamo ad inizio stagione, quindi affronteremo team più tranquilli, ma soprattutto stelle più tranquille. Anche in questo caso abbiamo Gogeta Red, che non è un personaggio che si affronta tutti i giorni, e quel Gogeta 4 mi sa che è tipo 3 o 4 stelline, una cosa molto fattibile. Stiamo giocando Droids, 21 se non erro, è l'unico personaggio rimasto con il 30% di RP bonus. Sono sicuro che sia Dripku che Affisa Free2Play abbiano levato gli RP aggiuntivi, quindi se come me magari facevate la Gold, la top 10k con il monoparpole e Dripku, purtroppo ci metteremo un po' di più. Non so se dalla scorsa stagione già gli avessero levato gli RP, però sono sicuro che da questa non li hanno più perché ho controllato. E quindi ci sta la 21, che per me va benissimo, essendo un fan dei Droids, e per altri magari non gliene fregherà nulla perché non giocherà nel team. Mi va bene che continuino a dare questa percentuale bonus solo sui personaggi gratis, perché poi ho paura che se mettano questa meccanica magari sull'LF nuova di turno, poi divento un pochino troppo. Devo trovare quell'LF per scalare, se no mi diventa difficile. E sarebbe ancora pay to win, quindi lasciamo stare, va benissimo così la meccanica. Allora, 21. Diciamo che la 21 free to play in questo periodo ha anche ricevuto un bel buff con l'uscita della 21 viola, perché le due sono dipendenti l'una dall'altra, quindi vengono sempre e comunque giocate in coppia, e soprattutto nei Droids, dove questa è la lineup migliore a mani basse. Quindi, per quanto a me non piaccia la 21 free to play, è davvero indispensabile per quella viola perché fa fare il doppio dei danni, è veramente assurdo. Quindi le due devono proprio essere giocate a braccetto. E il team continua ad avere tantissimi problemi, come vi ho anche spiegato tante volte. Tanto guardate qua, 4 strike, Gogeta è esploso. Devo dire che la 21 viola dà la Zenkai 6, e da quando gli ho sbloccato l'ultima Unique, mamma mia, i danni si sentono davvero tanto, picchia che è una meraviglia. Droids, ne ho parlato tante volte ragazzi, team che ha bisogno di personaggi nuovi, ha davvero poche utility, non ha cover tranne quella di 17, come vi ho detto 17 giallo del top è l'unico personaggio che porta utility e che vi fa stare un pochino più al sicuro magari con le cover, i lock eccetera. Tutto il resto purtroppo mancano proprio meccaniche fresche, hanno solo danni o solo supporti basilari, comunque servono meccaniche fresche agli altri personaggi. Spero sempre in un buff futuro, però per adesso giocatelo for fun all'inizio stagione, come sto facendo io, prendendo anche più RP, quindi vi divertite, poi magari a fine stagione quando dovete tryhardare per prendere le vostre crono lasciate stare. Però all'inizio, quando incontrate questi team, state un pochino più tranquilli, vi divertite, 21 free to play, andate lisci. Allora, vediamo gli RP, prima metà del giorno 298, GG. Ok, siamo contro un Fusion con i Blue Boys, un Purple Purple Green, va bene, ci può anche stare, il problema sarà quando switcherà, esatto, Goku con Vegeta dei Blue Boys, perché a quel punto avrà il colore a favore. Matchup in realtà che potrebbe essere difficile, vista la presenza anche di Super Vegeta, abbiamo due Regeneration, però qua. Devi fare questo errore. Ho fatto tre quarti HP. Sì, bello, mamma mia. 17 quanto è pulito. Vai.
Mi sa che è morto. No, 2000, sul serio? Sul serio? Va bene. Trasformiamoci. Ha già stato l'ultimate, un po' panicato. Credo che per levare il colore di vantaggio, però farlo subito adesso, adesso è stato anche sprecato, tra virgolette. Allora 21 quanto picchia intanto, bellissimo. Questo è anche colore neutro. È vero che le stelle avversarie sono basse, però. Bello, bello, brava 21. Peccato che non abbia proprio un team in meta. Attualmente adesso ingrascia. Cioè, in realtà a me la 21 piace tanto perché fa una caterba di danni e la meccanica di rientrare in 5 counts rimane fortissima. Però allo stesso tempo è vero che c'è la scusante che non ha team, però se vedete il kit è solo danni, cioè non ha altro. Quando per esempio vanno in combo e lo sento proprio il fatto che non ha cover, oppure non ha magari l'endurance, o non ha qualcosa che può stoppare la combo avversaria, un aumento del ki, un, non lo so, un sigillamento delle carte. Non ha niente, ha solo quei danni, fine. Cioè, il personaggio è un po' limitato sotto quell'aspetto. Però mi piace tanto perché quando rientra, soprattutto con la 21 fidopea dietro, mamma mia. Cioè, davvero può incombare la maggior parte del roster. Ok, penso che il game qui sia finito. Vediamo, due strike. Se mi esce un'altra carta è morto. Sì, ok, è morto, GG. Ok, siamo contro un team abbastanza meme, questo è un future vecchio stampo con doppio Rosé e Zamasu LF. Diciamo che come personaggi presi singolarmente fino a poco tempo fa erano anche considerati forti, però adesso presi nell'insieme in questo meta sono abbastanza troll. Voglio, magari adesso se la partita va particolarmente bene ve la lascio anche per farvi capire che i droids, ok, sono un po' quel team, non dico troll, ma sicuramente fuori dal meta, che ha bisogno di molto aiuto, però non sta a questi livelli. Li considero un po', non lo so, in fase di sviluppo. Gli ho dato questa 21 Zenkai, questo bonus sui RP alla free to play, magari percorrerà la stessa strada dell'OE, che adesso sta venendo buffato e da zero tornerà giocabile. Comunque, GG. Ok, siamo contro un normale fusion, stavolta la lineup è classicissima con Gogeta Ultra, Ub e Gogeta 4. Ho visto anche un Ub parecchio stellato, vedremo se darà problemi alla nostra 21. Anche se le ho visto fare danni molto interessanti anche sul colore a svantaggio, ma questa è la magia delle 320.000 e passa strike attack, delle statistiche davvero insane, eh. Sono il suo punto di forza. Mi ha stupito anche molto questo 17, giocandolo in questi giorni nei droids, perché con la Zenkai Bench di 18 alle spalle, più comunque il supporto della 21 e una lineup completamente in melee, oltre all'utility che porta, che vi ripeto sempre, riesce a fare bei danni, davvero bei danni, di special i pick con il lock sono ottimi, ti possono svoltare una partita. Non pensavo che fosse rinato così bene. Poi ovviamente io spero di vederlo in un futuro in un team completo, in meta, per capire veramente il suo potenziale. Purtroppo da quando è uscito non ha mai avuto un team veramente meta dove poteva esprimersi al meglio. Sempre stato in questi team un pochino mediocri. Però diciamo diamo gli atto del suo kit, che è davvero ottimo. E infatti nella prossima tier list la voglio premiare un pochino, penso che salirà, anche perché, ripeto, i droids di più fonte prima sono messi molto molto meglio, anche se ancora non sono al massimo. Tipo, vedete, qui special, andiamo con Geta, e adesso rimaniamo 2v3, hanno anche poca vita, devo solo stare attento magari a Geta Ultra che può clutcharla effettivamente, e 999, ok, purtroppo il Geta Ultra, non avendo il verde, può davvero shottarmi tutta la lineup in poco tempo. Ok. Vabbè, a parte un... Ah, c'è una special, ok. Va bene, perfetto. Allora, non tiriamo le strike. Un attimo testare... Vedete, comunque, questo Ub era 14 stelle, se non sbaglio 13. Cioè, praticamente colore neutro. Mamma mia.
l'ho detto, fa danni davvero molto interessanti anche contro personaggi a colore a sfavore. Ah, pensavo attaccasse subito. Visto che avevo il lock, pensavo attaccasse subito, peccato. Perché qui mi servivano i danni della rintura. Adesso sarà un pochino più difficile buttarlo giù. Anche se non ho reso il Grush. Potrebbe essere complicato, vediamo. Ok, Ultimate. In teoria la prima Ultimate l'ha buttata nel Rising Rush, quindi non dovrebbe riaverla. Cioè ne ha una per forza, cioè questa e basta. È diventata. Ve l'ho detto, ho detto prima, Lucido Ultra può shottarmi tutta la lineup in poco tempo. E infatti eccoci qui. Mi ha fatto due personaggi con 2 secondi. Allora, questa la tanco. Penso anche che riesco a tankare la special. 17 Torazzo finale. Davvero un Torazzo finale, bravo. E ora tocca a me entrare in combo. Ok, perfetto, vediamo un attimo. Se lo buttiamo giù, mi sa di no. Mi sa di no. Ho il card draw, però mi sa proprio di no. Un'altra strike. Aspettate. Dai, non ci riesco uguale, non ci credo. Ok, però ho una special. Oddio, anche lui. Mi sa che facciamo il clash finale. Clash finale con doppia special, figata. 966, 947. Ok, GG, abbiamo rischiato, ma vabbè. Via di Gogeta Ultra, che è davvero un mostro. Ok, siamo contro Fusion con Emirai come leader. Team ha scoperto essere molto forte anche in sparring, per coloro che giocano a tornei, giocano a spar, eccetera. E il fatto è che Fusion in realtà è un team molto molto fastidioso per i droids, ovviamente dovete beccare a un tot di stelle, perché quelli che sto beccando adesso sono molto tranquilli, visto che siamo ai primi giorni di season. Sto Gogeta esploso con 3 strike più una blast pre-evo. 21, davvero sei bellissima quando fai così. Andiamo anche un combo su Mirai. E c'è il forfè. Partita lampo. Ok, diciamo che se avessi incontrato questo bicolor hybrid con un altro team, sarei stato molto tranquillo. Incontrarlo con gli androidi che hanno 2 regeneration su 3 e anche un giallo nella lineup, beh, potrebbe causarmi qualche problema, considerando che Gohan ha l'anti-regeneration e comunque la 21 free to play, Zenkai non gli ha mai dato veri problemi. Gohan, il revival ha l'anti-power full opponent. Diciamo che potrebbe essere pericoloso. Allora, qui lo so che la special non concatena, però visto che stava spammando carte. Ecco, esatto, magari si prendeva un predict simile. Buona, ok, perfetto. Al massimo avrebbe schivato, ma tanto stavo col colore di vantaggio. Ok, calmiamoci. Devo stare attentissimo al Gon Red, quello è il fatto. Potrebbe davvero scoppiarmi la lineup. No, peccato. Esatto, mettiamo la 21. Ha già Rising Rush? Potrebbe già averlo. 144, sì, anzi è molto probabile che lo abbia, infatti. Va bene, 21. Deve essere sacrificata. Per fortuna che adesso almeno ho i danni per ammazzare un Gon Red, perché la 21 viola sono sicuro che può vancombarlo. Cioè, sono sicuro che possa vancombarlo. Ora vediamo subito. Andiamo a testare. La 21 è morta, ho preso il buff e qui non si è ancora trasformato, facciamolo subito. Ok, sì, i danni ci stanno. Qua. Ah, non poteva switchare, ve l'ho detto. 2 strike special e Gohan è esploso. Ah, sto Gohan di Blast picchia un sacco, eh. Picchia davvero un sacco, mamma mia. Mettiamo 17. Dovrebbe tankarla abbastanza bene, eh. Sì, ok, perfetto. No, è entrato in combo. RIP. Adesso 17, deve svolgere un lavoro fondamentale. E questo Goten di Blast, boh, fa colore neutro. Pazzito.
Ok, per fortuna. Qua ha finito il key, penso. Qua ripartiamo. C'è ancora il revive, però almeno Rising Rush. Questo adesso muore, che va a 121 qui. Si continua la combo. E questo esplode. Ora Rising Rush su uno dei due e poi finiamo l'altro. Però non è free win, mi fa un sacco di danni ancora. Ok, Gohan. Verde in mano, che ti comporti così, non lo so. Nel caso abbiamo il Rising Rush comunque. No, la magica strike mid. Oh, perfetto, via. Blocchiamolo. Dimmi che sono, che è una blast. Perfetto. Allora, Gohan penso sia morto. Sì. Rimane solamente Goten. E qua potrei tirare Rising Rush. Boh, non so perché non l'ho tirato. Voglio finirla senza Rising Rush. 986, ora se perdo per questa cosa impazzisco. 996, ok, perfetto. Altrimenti potevo tirare Rising Rush. Ho detto, vabbè, finiamola senza. Adesso perdo il game e mi ammazzo. Ok. No, ok, abbiamo vinto anche senza Rising Rush. Perfetto, GG.